Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi sulle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, affinché non sia più deserto, ma popolato dei figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai la mamma e come mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Padre, ti canto una preghiera, quella che tuo figlio ci ha insegnato per amore. Dal Libro di Cielo, volume 10, capitolo 4, 28 novembre 1910. Trovandomi nel solito mio stato, vedevo il mio sempre amabile Gesù ed io mi sentivo nel mio interno tutta trasformata nell'amore del mio diletto Gesù. Ed ora mi trovavo dentro di Gesù ed erompevo in atti di amore insieme con Gesù ed amavo come amava Gesù, ma non so dirlo, mi mancano i vocaboli. Ed ora mi trovavo il mio dolce Gesù in me ed erompevo io sola in atti d'amore e Gesù li sentiva e mi diceva di, ripeti di nuovo, sollevami col tuo amore. La mancanza dell'amore ha gettato il mondo in una rete di vizi e faceva silenzio per sentirmi ed io ripetevo di nuovo gli atti di amore, dirò quei pochi che mi ricordo. In tutti i momenti, in tutte le ore voglio sempre amarti con tutto il cuore. In tutti i respiri della mia vita respirando t'amerò, in tutti i palpiti del mio cuore amore, amore ripeterò, in tutte le stile del mio sangue amore, amore griderò, in tutti i movimenti del mio corpo solo l'amore abbraccerò, solo d'amore voglio parlare, solo l'amore voglio guardare, solo l'amore voglio ascoltare, sempre all'amore voglio pensare, solo d'amore voglio bruciare, solo d'amore voglio consumare, solo l'amore voglio gustare, solo l'amore voglio contentare, di solo amore voglio vivere, nell'amore voglio morire. In tutti gli istanti, in tutte le ore, tutti all'amore voglio chiamare. Sola è sempre con Gesù, ed in Gesù sempre vivrò. Nel suo cuore mi inabisserò, ed insieme con Gesù e col suo cuore, amore, amore, t'amerò. Ma chi può dirli tutti? Mi sentivo nel fare ciò divisa tutta me stessa in tante piccole fiammelle, e poi si faceva una sola fiamma. Capitolo 5, 29 novembre 1910. Dovendo venire un buono e santo sacerdote, stavo con un po' d'ansia di voler conferire con lui, specie sullo stato presente, per conoscere la divina volontà. Ora, essendo venuto la prima e la seconda volta, ho visto che non si combinava nulla di ciò che io volevo.
Ora, avendo fatto la comunione tutta afflitta, stavo ridicendo al mio affettuoso Gesù la mia somma afflizione, dicendogli: mia vita, mio bene, mio tutto. Si vede che tu solo sei tutto per me. Non ho trovato mai in nessuna creatura, per quanto buona e santa fosse, una parola, un conforto, uno scioglimento al minimo dei miei dubbi. Si vede che non ci deve essere nessuno per me, ma tu solo. Solo il tutto per me, ed io sola, sola e sempre sola per te. Ed io mi abbandono tutta e sempre in te. Per quanto cattiva sono, abbiate la bontà di tenermi fra le vostre braccia e di non lasciarmi un solo istante. Mentre ciò dicevo, il mio benedetto Gesù si faceva vedere che mi guardava dentro il mio interno, rivolgeva tutto sotto sopra per vedere se ci fosse qualche cosa che a lui non piacesse. E mentre volgeva e rivolgeva, ha preso fra le sue mani come un acino di arena bianca e l'ha gettato a terra, e poi mi ha detto: figlia mia carissima, è troppo giusto che chi è tutta per me, io solo fossi tutto per lei. Sono troppo geloso che un altro potesse recarle un minimo sollievo. Io solo, solissimo, voglio supplirti per tutti ed in tutto. Che cosa t'accora? Che vuoi? Faccio tutto per renderti contenta. Vedi quell'acino bianco che ti ho tolto? Non era altro che un po' di ansietà che volevi, perché volevi sapere per mezzo di altri la mia volontà. Te l'ho tolto e l'ho gettato a terra per lasciarti nella santa indifferenza quale io ti voglio. Ed ora ti dico qual è il mio volere. La messa la voglio, la comunione pure. Il riguardo, se devi o no aspettare il sacerdote per riaverti, sarai indifferente. Se ti senti assopita, non ti sforzerai di riaverti, e se ti senti riavuta, non ti sforzerai di assopirti. Sappi però che ti voglio sempre pronta e sempre al posto di vittima, ancorché non sempre soffrissi. Ti voglio come su quei soldati in campo di battaglia, che ancorché l'atto del guerreggiare non è continuo, stanno però con le armi preparate, e se occorre seduti in quartiere, perché ogni qualvolta il nemico vorrebbe attaccare la zuffa, sono sempre pronti a sconfiggerlo. Così tu, figlia mia, sarai sempre pronta, sempre al tuo posto, che ogni qualvolta o volessi farti soffrire per mio ristoro o per risparmiare flagelli o d'altro, io ti trovassi sempre pronta. Non debbo sempre chiamarti né disporti per ogni volta al sacrificio, ma ti terrai come sempre chiamata, ancorché non sempre ti tenessi in atto di soffrire. Dunque ci siamo intesi, non è vero? Statti tranquilla e non temere di nulla. Capitolo sesto, 2 dicembre 1910. Continuando il mio solito stato, il mio sempre amabile Gesù è venuto ed io vedevo me stessa come una favilla, e questa favilla che girava intorno al mio caro Gesù, ed ora si fermava alla testa, ora negli occhi, ora entrava nella bocca e scendeva dentro, fin nell'intimo del suo cuore adorabile. Poi non usciva e girava, e Gesù se la metteva fin sotto i suoi piedi. Ed essa, invece di smorzarsi, al calore delle piante divine si accendeva di più, e con più velocità usciva da sotto i suoi piedi e girava di nuovo intorno a Gesù. Ed ora pregava con Gesù, ora amava, ora riparava, insomma faceva ciò che faceva Gesù e con Gesù. Questa favilla si faceva immensa, abbracciava tutti nella preghiera, non le sfuggiva nessuno. Si trovava nell'amore di tutti e per tutti amava, riparava, suppliva per tutti e per tutto. Oh, quanto è ammirabile ed inenarrabile ciò che si fa con Gesù! Mi mancano i vocaboli per poter mettere sulla carta le espressioni d'amore ed altro che si fanno con Gesù. L'ubbidienza vorrebbe, ma la mente se ne va in alto. Per prendere da Gesù le parole scende nel basso, fa per trovare le espressioni, le parole del linguaggio naturale, e non le trova la via d'uscire fuori, quindi non posso. Onde il mio amato Gesù mi ha detto: figlia mia, tu sei la favilla di Gesù. La favilla può stare dovunque, può penetrare in tutto, non occupa luogo, al più vive in alto e gira, ed è anche dilettevole. Ed io: ah, Gesù è molto debole ed è facile a smorzarsi la famiglia, se si smorza non c'è mezzo a darle nuova vita, sicché povera me se giungo a smorzarmi. E Gesù: no, no, la favilla di Gesù non si può smorzare, perché la sua vita è alimentata dal fuoco di Gesù, e le faville che hanno vita dal mio fuoco non sono soggette a morte, e se muoiono, muoiono nello stesso fuoco di Gesù. Ti ho fatto favilla per potermi più divertire con te, e per la piccolezza della favilla
posso servirmene, per farla girare continuamente dentro e fuori di me e tenerla in qualunque parte voglia di me stesso, negli occhi, nelle orecchie, nella bocca, sotto i piedi, dove meglio mi piace. Ecco, fondamentalmente qui questi tre capitoli fortemente connessi tra loro, abbiamo nuovamente delle lezioni di amore reciproco, potremmo chiamarle. E raccontando queste cose, Luisa, esternando anche delle cose molto intime, quali sono i suoi atti di amore verso Gesù, che adesso vedremo, è come se ci mostrasse in uno specchio uno spaccato, diciamo così, ecco, della vita nella divina volontà, che è appunto una vita di amore profondissimo, ecco, di fare veramente tutto, come appare nel terzo capitolo, in questa immagine molto graziosa della famiglia, con Gesù. E cominciando dal primo capitoletto, se ricorderemo anche ieri avevamo avuto un estratto, insomma, di qualche pensiero di amore di Luisa, molto belle, no? E qui abbiamo veramente un cantico da rileggere e da meditare, e anche qui, a mio avviso, la prima domanda utile alla meditazione che dobbiamo porci è: ma io sarei capace di comporre un canto simile a Gesù, a Maria? Un canto d'amore di queste proporzioni. Si vede benissimo, questa è un'anima completamente persa, fusa nell'amore di Gesù, no? Bisogna ridire, cioè bisogna ripensare alcune cose, cioè per comprendere bene. A mio avviso un punto chiave che deve essere sempre presente per comprendere il discriminante che c'è tra il vivere nella divina volontà e altro è l'Eden, è il paradiso anticipato, è il paradiso terrestre. Ricordando quello che succede nel paradiso terrestre, perché nel paradiso celeste succedono due cose: c'è la gloria essenziale, insegnano i maestri di spirito, e la gloria accidentale. La gloria essenziale deriva dalla visione beatifica e dal godimento di Dio. Questa è cosa inimmaginabile, ma è, come dire, remotamente immaginabile, ma non possiamo comprenderla solo attraverso la categoria dell'amore. È amore di fusione perfetto con Dio, visto nella sua essenza faccia a faccia, partecipando di tutti i suoi beni, della sua gloria e della sua felicità. Ma poi c'è la gloria accidentale, che è il godimento dei beni creati da Dio, cioè delle altre compagnie dei santi, degli angeli, e possiamo e dobbiamo lecitamente aspettarci anche, in un modo a noi non noto, di tutta quanta la creazione, che non può evidentemente andare perduta, ma certamente sarà goduta accidentalmente, appunto come gloria accidentale, quindi che complementa la gloria dei beati, il che si vede, che ecco perché la carità non avrà mai fine, perché l'amore di Dio è l'amore del prossimo, prossimo in senso allargato, no? Noi abbiamo un amore santo, non dimentichiamolo, questo per esempio si vede nei giri, nel Fiat Creante, no? Un amore santo perché tutta la creazione ci parla dell'amore di Dio, celinarono la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento, dice quello splendido salmo, no? Ma non abbiamo un amore sano e santo anche in questo mondo, e questa è una cosa che si impara nel Fiat, verso la creazione, per esempio. Niente di cristiano nell'idolatria dei beni creati, no? Quindi in chi pensa che la natura sia una sorta di anima del mondo, in chi, non lo so, idolatra gli animali, le campagne, le cose, le follie che fanno, insomma, gli animalismi, gli ecologismi malati, no. Ma noi abbiamo un rapporto con il creato, un rapporto d'amore,
non siamo folli nel senso che facciamo ai cagnolini e ai gattini attenzioni e cure, insomma, che tra poco non si fanno manco ai cristiani, e magari poi i cristiani, non voglio adesso sporcare questa meditazione, insomma, con considerazioni basse, no? Però noi abbiamo un amore nei confronti di tutta la creazione. E questo si impara. Allora, come nella Divina Volontà si impara, appunto, si reimpara ad amare santamente il creato, e qui, insomma, può essere anche utile l'enciclica che San Francesco scrisse, che Papa Francesco scrisse sul, appunto sul rapporto con la creazione, che è Laudato Si, parafrasando alcune cose di San Francesco, l'abbiamo visto nelle meditazioni precedenti, dei giorni scorsi, no? Come questo santo che si era riconciliato fino a vivere esperienze soprannaturali col creato, certamente è entrato un pochino in questo mondo, non con le stesse nostre cognizioni, non con la stessa chiarezza, ma per via di esperienza mistica, lui ci è entrato senza dubbio. Però il premio essenziale del paradiso è la visione beatifica, il godimento di Dio. Quindi è evidente che in questo mondo cambia di passo, se voglio vivere il paradiso terrestre qui, quindi l'anticipazione del paradiso, come imparo ad amare, a girare nel fiat, nelle creature e avere un rapporto positivo con tutta la creazione, reimparando anche a rispettarla, ad usarla rettamente. Ma ti pare che un figlio della Divina Volontà inquina, sporca? Un figlio della Divina Volontà non ha bisogno, per esempio, con tutto il rispetto, di studiare l'educazione civica, perché già ce l'ha. Se il comune promuove la raccolta differenziata, ma sarà il primo a farlo. Ma non voglio fare. Ma perché? Per questo motivo, insomma, no? Perché ha una sensibilità, un rispetto verso l'ambiente e verso il creato, perché è uscito dalle mani di Dio, quindi sarà un cittadino esemplare sotto questo punto di vista. Se sa che c'è una cosa che inquina di meno, un'altra che inquina di più, ma che certamente opterà per una cosa che inquina di meno, ma non perché è fissato con l'ambiente, con le cose, cioè in maniera malata, no? Ecco, ripeto, e poi magari su altre cose gli anziani li tratta male, insomma, o i bambini non lo ha chiuso la vita, per dire, no? Ecco, no, ma perché, però questa cosa c'è nella nostra, c'è come, c'è, non solo che c'è, ma un cristiano non dovrebbe prendere lezioni da nessuno, non per superbia, ma perché le cose su cui parte della società civile si sta sensibilizzando, noi dovremmo sapere già, e non solo dovremmo saperle, dovremmo metterle in pratica e viverle prima degli altri. Ecco, però, se si anticipa il paradiso sulla terra perché si apprezza la creazione, quindi in qualche modo si comincia già qui, anche se la creazione è turbata, ad avere un rapporto sano e santo con tutte le creature, con tutte, figuriamoci proprio con gli esseri umani, amici e nemici, come Gesù ci insegna nel Vangelo. D'accordo? È chiaro che si deve, se devo avere un'anticipazione della visione beatifica, qui, cioè, che significa dell'amore? È chiaro che deve crescere l'amore verso Gesù, deve cambiare passo. Questo non significa che necessariamente si vivono o si ricercano, ecco, letizie soprannaturali o cose particolari. Noi intanto ci stanziamo sui canali ordinari. Anche poi Gesù gli dice: voglio la messa tutti i giorni, voglio la comunione tutti i giorni, poi gliele spiega alcune cose, no? Ma è chiaro che il rapporto con Gesù cambia di passo. E cambia di passo sempre in una duplice dimensione profondamente biblica. San Giovanni dice: non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi. Come io riacquisisco un rapporto positivo con la creazione, come in forza della fede e degli insegnamenti della Divina Volontà, comprendendo che la creazione è un atto di amore di Dio in tutte le creature, nei miei confronti. E anzitutto quello devo imparare a riconoscere e cogliere, e poi ricambiarlo. Sia anzitutto ringraziando e ricambiando il ti amo che Dio ha posto in quella creatura, ma anche amando santamente quella creatura. Lo posso fare santamente, senza, come avviene nell'orizzonte del peccato, che l'attaccamento disordinato alla creatura, che è uno dei costitutivi formali del peccato, mi allontani da Dio. Così il rapporto con Gesù cambia passo, cambia marcia, cambia di qualità, fino a giungere
questo non è detto che adesso intendiamo bene alcune cose, no? E secondo paragrafetto, Luisa stava aspettando un sacerdote perché voleva sottoporgli alcune questioni, no? E voleva sapere più che altro il consiglio sulla volontà di Dio da lui. Cosa gli dice Gesù? Gli toglie il chicco d'arena bianco, gli dice: questa era l'ansia, perché tu volevi, eri ansiosa di conoscere per mezzo d'altri la mia volontà. E qui Gesù gli spiega: questo è l'ultimo stadio, che a mio avviso ci sono due gradazioni con cui viverlo, però la sostanza rimane. A Luisa Gesù dice: io sono troppo geloso che un altro ti possa dare, te lo do io. Allora, Luisa è una donna non sposata, quindi è una vergine, ed è un'anima vittima, ed è stata sposata da Gesù con matrimonio mistico, quindi ha raggiunto il top. Per queste anime Gesù veramente è geloso, nel senso che vuole essere lui solo il punto di riferimento. Non tutti possono vivere questo così, d'accordo? Anche perché, insomma, celebrare il matrimonio mistico non è una cosa che possiamo darci da soli, insomma, no? È il Signore che se le sceglie le anime per vivere questa cosa. Però tutti possiamo chiedere anzitutto a Gesù ogni cosa, d'accordo? Per usare uno slogan, per alcune anime Gesù sarà il solo, ma per tutti deve essere il primo, altrimenti non c'è la vita nella divina volontà, che poi è quello che, se noi ci facciamo attenzione, è espresso dal primo comandamento: amerai il Signore Dio tuo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le tue forze, no? È anche un po' la differenza che c'è negli stati di vita della Chiesa, per esempio, tra la vita religiosa e la vita non religiosa. Cioè, la vita consacrata, la vita religiosa, proprio lo scopo di rendere visibile nella Chiesa, e questa è grande responsabilità dei consacrati, che Gesù può essere il solo e il sommamente amato. Cioè, la vita di un religioso o di una religiosa è solo Gesù. Questo non vuol dire che sono tutti quanti monaci certosini, è evidente, e chi ha una missione apostolica, ma la missione apostolica, l'educazione, la carità ruota intorno a Gesù solamente e sommamente amato, ed è sempre fatta sempre solo per amore di lui. Allora, come si decodifica questo che Gesù stava dicendo a Luisa, no? Tu non devi andare dal padre spirituale a chiedere, devi chiedere a me. Allora, attenzione, noi dobbiamo andare dal confessore e dal padre spirituale, però c'è un'attenzione che dobbiamo porre. Il confessore o il padre spirituale non è il sostituto di Gesù. Ecco, a questo dobbiamo fare molta attenzione. Ma è il collaboratore di Gesù per il bene della mia anima. Che significa? Significa che anzitutto in ogni cosa io devo sempre rivolgermi anzitutto a Gesù per una decisione, per un progetto, per un discernimento. Prima ci prego, poi mi confronto, chiedo consiglio. È molto diverso fare questo, oppure mi sorge un problema, vado subito dal padre spirituale, dal confessore, a fare la domanda che non si deve mai fare: che cosa devo fare? Quindi io sto delegando quell'uomo di Dio, certamente, a prendere una decisione che è mia, e a dirmi quello che devo fare, cosa che non spetta a lui, ma spetta a Gesù farmelo conoscere, ed eventualmente insieme con lui faccio il discernimento per vedere se ho capito bene. È molto diversa questa prospettiva. Non è una quisquilia, non è un fatto, come dire, un cavillo, oppure un'inezia, o una fissazione o un'impuntatura. C'è un abisso tra questi due modi di operare, perché nel primo, quindi quando si sostituisce e si cerca una risposta diretta, c'è una cosa che non va bene. Nel secondo non va bene perché bypassa Gesù, lo relega, quindi, cioè, tu prima cerchi
un rapporto personale nella preghiera profonda con Lui. E certamente poi per umiltà, perché tu non sei mica, non c'è mica il filo diretto con Gesù Cristo, non ce lo possiamo dare da solo, una cosa di questo genere, ti confronti, il confronto è doveroso, ma è in seconda battuta, ed è appunto un confronto che certamente se il buon confessore o il buon direttore spirituale dice guarda che io ci ripregherei un pochino sopra, perché a quello che mi racconti ho dei dubbi che la volontà di Dio si trovi in quello che tu hai percepito, ripregaci un po' sopra, ripensaci bene. È chiaro che noi siamo disponibili a fare questo, noi dobbiamo essere sempre molto flessibili, né avere la certezza, guai, di avere il filo diretto con lo Spirito Santo o con il nostro Signore Gesù Cristo, camminare sempre nell'umiltà e nell'estrema cautela, perché ecco. Però la prima cosa, io ne parlo con Gesù, io ci prego su questo problema, su questa cosa, e poi mi confronto. È in questo modo che io mantengo e do a Gesù il primato, nel senso che io anzitutto ne parlo con te, poi se tu mi vuoi illuminare direttamente, bene, ma non averne parlato prima con te può anche causare come effetto che io darò la luce anche a chi accompagna la mia anima per capirci bene. Cioè, ripeto, è un fatto molto profondo, non è un fatto così, ecco, tanto per cavillare. Quindi questo possiamo dirlo anche noi, questo qui. È chiaro che più si stringe il nostro rapporto con Gesù e anche più, capite, capiamo, noi diamo tutto a Gesù e più in un certo senso lo, tra virgolette, obblighiamo a darci tutto Lui. Lui dice, figlia mia carissima, è troppo giusto che chi è tutta per me, io sono così tutto per lei. Sono troppo geloso che un altro potesse recare il minimo sollievo. C'è una gelosia che Gesù nutre universalmente nei confronti delle sue creature. La gelosia è quella in forza della quale Gesù vuole il primato nella nostra anima. Non vuole concorrenti, non vuole altri idoli. Cioè, ricordiamo sempre il primo comandamento. L'idolo è un concorrente di Dio e le sottili idolatrie possono insinuarsi molto sottilmente. Bisogna andare a riascoltare negli archivi le catechesi che 2 o 3 mesi fa Papa Francesco fece sul primo comandamento, molto attente e molto puntuali su questo punto. Andare a cercare bene, perché di quello Gesù è geloso. Quando nell'Antico Testamento Yahweh dice io sono un Dio geloso, lo fa sempre in riferimento alla possibilità dell'idolatria del popolo di Israele, che tra l'altro si manifestò perfettamente nell'episodio celebre del vitello d'oro. Quindi non è, l'abbiamo già visto in qualche meditazione passata, la gelosia meschina di noi mortali, no? Ma è quel desiderio che Gesù ha di essere il primo, ma non perché vuole fare lo splendido, che vuole essere il numero uno, ma perché questo è il nostro bene, d'accordo? Perché il nostro bene lo troviamo, il paradiso sulla terra anticipato, significa cominciare a vivere un rapporto profondo, intimo e stretto con Lui, tanto quanto ci è consentito, tanto quanto noi non possiamo pretendere, insomma, che Gesù, ripeto, parli con noi o faccia un sacco di cose, insomma, di questo genere, no? Però certamente possiamo stringere i rapporti il più possibile. E abbiamo poi questa immagine, ecco, veloce, con cui concludiamo la nostra meditazione, della favilla, no? Ecco, la favilla che Gesù paragona all'anima. L'anima è... favilla sarebbe una scintilla, no? Quindi una fiamma mobile e di amore, capace, ecco, di raggiungere queste immagini molto, ripeto, grazioso, Gesù in tutte le sue dimensioni. E lui si teme che si possa spegnere questa scintilla. Gesù dice, no, non si può spegnere se è alimentata dal fuoco di Gesù. E lui stesso dice, ti ho fatto favilla per potermi più divertire con te e per la piccolezza della favilla posso servirmene per farla girare continuamente dentro e fuori di me e tenerla in qualunque parte voglia di me stesso. Anche queste immagini sono molto molto belle. È l'agilità
come dire, raffigurata in questa favilla di un'anima che è capace appunto di grandi intimità di amore con Gesù. Ecco, diciamo, un'esternazione di ciò che questa favilla è lo si trova nel primo capitolo che abbiamo letto, andando appunto a rileggere che cosa era capace, insomma, di concepire quest'anima in atti e sentimenti di amore nei confronti di Gesù. È questa agilità profonda, ecco, nel muoversi disinvoltamente, ecco, con estrema facilità e disinvoltura nell'ambito e negli orizzonti dell'amore. Ovviamente, innanzitutto, un amore intimo, profondo e ardente, vissuto nei confronti di Gesù. Bene, Santa Vergine Maria, tu prendici per mano, tu che hai vissuto tutta la tua vita nel nuovo Eden per te, preparato dopo tanti secoli dal Signore, e aiutaci piano piano, ecco, a muoverci, a vivere in quello che ha preparato, anche per tutti coloro che davvero lo amano e intendono vivere la vita del Fiat Supremo, che non è altro che, come abbiamo meditato, questa anticipazione reale del paradiso terrestre vissuta nella perfezione, per quanto possibile in questo mondo, e dell'osservanza dei primi due comandamenti, l'amore ardente di Dio e l'amore del prossimo, di tutto il prossimo, quindi di ogni creatura, evidentemente soprattutto gli uomini, nostri simili e fratelli, ma anche tutte le creature, e sono un attestato di amore di Dio per noi e che chiedono di essere come creature, come opere di Dio da noi santamente amate e rispettate. Non c'è nessuna maestra migliore di te che queste cose le ha vissute per portarci sempre più addentro a questo mondo veramente di cielo e di grandissima gioia. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat Ave Maria.